Allora, il professor Pericato è un professore, è un docente di matematica all'Università di Bergamo, ma è anche un ricercatore del campo praticamente del mistero scientifico come pochi, e ha praticamente legato il suo nome a una immane quantità di relazioni nei più vari argomenti, anche soprattutto legati al passato. Lui si è occupato da Atlantide a tante altre questioni e conoscenze. In linea col tema che abbiamo dato appunto a questa edizione, lui oggi ci presenta la sua relazione. Per cui, signori, a voi il professor Spericato. Prego. Innanzitutto ringrazio Pinotti per l'energia e la continuità con cui ho portato avanti un discorso di tipo alternativo unico in Italia, e questo per tanti anni, sia a livello dei libri che scrive che dell'organizzazione di questi convegni. Bene, io adesso parlerò di un tema di tipo astronomico relativo all'origine della Luna, che è collegata alla causa della fine dell'ultima glaciazione e a una possibile spiegazione dell'evento relativo alla guerra di Giove e i Titani nel mito greco, che diventa l'esplosione di Tiamat nel mito sumero. Sono idee che queste molto recenti mi sono venute nel corso di quest'estate. Ho letto 27 libri in 7 settimane, e a un certo momento, leggendo un libro sulle città della Mesopotamia, mi è scattata una connessione ed è nato questo lavoro. Ora, dietro questi approcci ci sono delle scoperte geologiche ed astronomiche di cui nessuno parla, nonostante siano assolutamente clamorose, almeno nessuno parla in Italia, per quello che mi risulta, vengono dagli Stati Uniti, e sono scoperte inattese, quella geologica poteva essere attesa, ma comunque è stata una notevole scoperta, perché risolve un problema aperto da più di un secolo, e la seconda è totalmente inattesa e viene dall'esplorazione spaziale e da una modellistica matematica fatta all'Università di Pechino. Bene, noi sappiamo benissimo che c'è in tutta una serie di testi, sia di tipo storico relativamente recenti che di tipo mitologico, epico e così via, ci sono riferimenti ad eventi di natura eccezionale, spesso catastrofici. In generale questi eventi in passato sono stati interpretati in modo simbolico, mentre il mio approccio, che è nato dalla lettura del libro Mondo in collisione di Velikovsky, fatta quando avevo 7 anni, è di tipo realistico, cioè cerco ad una spiegazione in un tempo ben preciso, quindi c'è una questione di cronologia da risolvere, ed una causa che è generalmente di tipo astronomico. Beh, ad esempio sono ben note le tre catastrofi di cui parla Platone, di cui la più recente è il diluvio di Deucalione. E vorrei ricordare che sulla base di un'affermazione di Paolo Rosio, secondo la quale il diluvio di Deucalione avvenne al tempo dell'Esodo e fu causato dall'esplosione di Fetonte, io ho fatto un lavoro relativo a Mosè, dove ho proposto un nuovo tipo di itinerario e una nuova soluzione al cosiddetto problema del passaggio delle acque. Restava aperto, questo si trova in un libro che Aracne ha pubblicato 2 anni fa, allora restava aperto il problema di come Mosè potesse essere passato fra 2 pareti di acqua, così si legge nelle varie versioni della Bibbia, ma Biglino, lavorando sul testo consonantico codice più antico di Leningrado, mi ha detto che non esiste questa frase, è un'aggiunta arbitraria dei traduttori. Il testo dice semplicemente che le acque costituivano una protezione. Bene, sorvolo sulle piccole catastrofi relative all'inversione dell'asse di rotazione terrestre di cui parla Erodoto, Pomponio Mela e il Corano,
E vorrei qui dire che la tradizione Maya, sia in testi perduti ma riportati da storici che parzialmente erano di sangue indio, sia in alcuni dei testi, dei codici sopravvissuti, parla di quattro catastrofi, di cinque età e quattro catastrofi. Anche Esiodo parla di cinque età, ma tace sulle separazioni fra le età che devono essere stati eventi di discontinuità, eventi catastrofici. E io sono stato a lungo pensato a come poter spiegare la prima delle quattro catastrofi di Maya, nel senso la più antica, dovuta a vento e fuoco, di cui non c'è traccia in Platone, mentre le tre successive si possono facilmente relazionare con le catastrofi platoniche. Ecco, qui è anche abbastanza importante ricordare che i sette giorni di creazione nella Bibbia, in Genesi, sono in realtà, come è chiaramente detto, esplicitamente detto nella Bibbia e nei testi talmudici, sette periodi di 1000 anni. Quindi quanto Genesi descrive si riferisce a sette epoche, ciascuna di 1000 anni, diciamo, partendo dal 10.500 avanti Cristo circa, quindi 1000 anni prima di Atlantide o la fine della glaciazione, e finendo al 4.500 avanti Cristo, tenendo conto che l'inizio e finendo al 3.500 avanti Cristo, gli ultimi 1000 anni tra il 4.500 e il 3.500 sono il periodo del riposo di Dio, che si può interpretare come quello della nascita, del grande sviluppo neolitico, le prime città, l'agricoltura e così via, e mentre il periodo precedente, che inizia nel 5.500, che è essenzialmente l'inizio del calendario etiopico e bizantino, è associato al giardino dell'Eden e alla creazione, fra virgolette, di sette coppie da parte degli Elohim nella Bibbia, degli Anunnaki nei testi sumeri, mediante un'operazione che ha tutte le parvenze di essere un'operazione di ingegneria genetica effettuata sugli umani esistenti. Bene, dicevo che la prima delle catastrofi, delle quattro catastrofi dei Maya, è associata al fuoco e al vento. Ora, nel 2007, in un convegno negli Stati Uniti di geologi, è stata portata evidenza, che è stata confermata molto recentemente in due convegni tenutisi pochi mesi fa, dell'esplosione di un oggetto, un asteroide o una cometa, nella regione dei Grandi Laghi canadesi, più o meno sopra Detroit. A quell'epoca la regione era coperta da 5 km di spessore di laghi. Oltre all'esplosione, l'oggetto, che probabilmente era seguito da una coda, avrebbe formato le 300.000 Carolina Bays, che sono dei laghetti di dimensione da pochi metri, da qualche decina di metri a qualche decina di chilometri, che si trovano nella regione degli Stati Uniti occidentali. Questa esplosione ha terminato l'era di Clovis, in cui si assisteva a un allentamento della glaciazione e i cacciatori avevano sviluppato delle tecniche particolari per prendere i mammut, ad esempio. Inizia la cosiddetta Younger Dryas, che è un periodo estremamente freddo, caratterizzato da venti e tempeste, non solo nell'America del Nord ma anche in Europa. Furono appiattite dal vento foreste di migliaia di chilometri quadri, poi i fulmini le incendiarono, lasciando uno strato di fuliggine che è noto come orizzonte di Russell. Negli Stati Uniti, al momento dell'esplosione, si propagò radialmente l'atmosfera caldissima, riscaldata, e bruciò la vegetazione a sud dei ghiacci negli Stati Uniti meridionali e nel Messico, forse arrivando fino al Guatemala, lasciando uno strato che si chiama black mat, di materia parzialmente combusta,
circa 10 centimetri, esteso per 3 milioni di chilometri quadri. Io l'ho visto, l'ho toccato, me ne ero anche portato un po' a casa qualche anno fa nel deserto di Escalante, nello Utah, ai confini con il Nevada. Ecco, questa è la zona dei Grandi Laghi e questa è una delle zone proposte per l'impatto, non c'è certezza assoluta. Queste sono immagini delle Carolina Bays. Bene, possiamo vedere alcune conclusioni di questo evento di interesse interpretativo. Una riguarda la storia di Atlantide e le altre tre riguardano una rilettura di significato di tre affermazioni bibliche che finora sono sempre state interpretate in senso altamente teologico e mistico. Bene, Platone dice che Atlantide fu costruita, la città di Atlantide, in un luogo difeso dai venti grazie a una catena di colline. E il fatto che una città venga costruita tenendo conto del vento è abbastanza inusuale, però probabilmente non lo era in quel periodo, perché se Atlantide viene distrutta con la fine della glaciazione in un evento catastrofico che adesso rivedremo un momento, era stata costruita da tempo, da qualche secolo probabilmente, e si potrebbe anche stimare questo periodo di costruzione, e quindi nell'epoca dello Young Dryas, dove pur essendo la città di Atlantide in una zona semitropicale che è l'isola di Spagnola, anche lì dovevano arrivare dei forti venti. Bene, quando abbiamo un impatto sopra 5 km di ghiaccio, che cosa succede esattamente? Probabilmente non lo sappiamo ancora, perché finora gli impatti sono sempre stati studiati con riferimento a del terreno. Se si sarà formato un cratere poi colmato dall'acqua disciolta nel ghiaccio, probabilmente non profondo 5 km, perché i crateri sono generalmente shallow, sono allungati e poco profondi, c'è un rapporto generalmente 20 fra la lunghezza e la profondità, quanto sia nell'acqua non saprei, ma accanto a questo cratere temporaneo, che è irrilevante al discorso, ovviamente viene vaporizzata una grande quantità di acqua, di ghiaccio, che diventa acqua e viene anche ionizzata. Si leva una colonna di materiale di acqua ionizzata per un'altitudine che probabilmente può essere stata di molte centinaia di chilometri, e io penserei anche a qualche migliaia di chilometri, anche se le molecole probabilmente non hanno avuto velocità di fuga. Si è discusso molto se un'esplosione di un meteorite può dare all'atmosfera velocità di fuga, e si è visto che questo riguarda una quantità piccolissima. Bene, questa colonna, una volta salita, gli ioni tendono a riformare le molecole di acqua. E come si ottiene la ionizzazione? Fornendo energia. Così gli ioni, ritornando a molecole, cedono energia sotto forma di luce. Quindi si è avuta una colonna luminosissima che molto probabilmente è stata vista anche nel vecchio mondo. Se era notte, la notte si è illuminata da questa luce durata non so quanti minuti, è un problema matematico da risolvere, ma è stato un evento unico, assolutamente unico. Se era giorno, questa luce si è aggiunta e probabilmente ha superato quella del sole. E questo, secondo me, spiega nel primo giorno, perché qui siamo nel primo giorno, all'inizio del primo giorno, il Fiat Lux. Quindi il Fiat Lux nulla a che vedere con la formazione dell'universo, con il Big Bang, ma con un fenomeno raro, ma naturale. Bene, poi arriva, dopo un certo tempo, il suono del vento. Ovviamente non è un evento silenzioso. Ora, è noto che un'esplosione di tipo Tunguska o comunque di un meteorite all'inizio provoca un suono molto complesso, ma nel raggio di 500 km
le frequenze alte scompaiono e quindi il suono si propaga con un suono di bassa frequenza e di lunga durata che può fare più volte il giro della Terra. Quindi gli umani in Europa e in Medio Oriente avranno sentito questo suono mai sentito prima, stranissimo, che è andato avanti forse per qualche giorno e gli avranno dato un attributo divino. Potrebbe essere il Logos dell'inizio di cui parla ad esempio Giovanni nel suo Vangelo. Inoltre il vento prodotto dall'esplosione, che era arrivato ancora così caldo a sud dei ghiacci degli Stati Uniti in modo da incendiare le foreste, dopo 6.000 km di Atlantico, 6-7.000 km di Atlantico, arriva ancora con una certa velocità moderata, una temperatura molto moderata, non ha più calore, però ha una lunga durata e quindi arriva questo vento che avrà avuto anche qualche caratteristica speciale, che è un ruach, un vento che soffia sulle acque. Le acque sono l'oceano Atlantico e il vento è quello prodotto da questa esplosione. Quindi è del tutto non motivato, se è corretta questa visione, pensare che si tratti dello Spirito Santo che fa un viaggio sulle acque dell'Atlantico per qualche suo strano motivo. Bene, su Atlantide ne parlerò brevemente perché è un discorso un poco lungo, però dico semplicemente che l'ultima glaciazione finisce esattamente con la fine di Atlantide. Atlantide e la sua civiltà e la città che si trovava, come farò, indicherò molto probabilmente nell'isola di Hispaniola, che era chiamata quando Colombo vi arrivò Quisqueya, che vuol dire la madre di tutte le terre, finisce perché l'ultima glaciazione finisce per un evento speciale extraterrestre e finisce molto velocemente. Sino a qualche decina di anni fa, o anche sino a 10 anni fa, i geologi e i climatologi pensavano che la glaciazione avesse richiesto alcuni secoli per finire. Poi, 5-6 anni fa, due geologi di Oxford hanno scritto un libro dal titolo La glaciazione è finita in meno di 3 anni, e un paio di anni fa è stato scoperto che certi sedimenti organici, materiale organico, i sedimenti del fondo del Nord Atlantico, corrispondono a un aumento di temperatura in meno di 5 anni di 27 gradi. Quindi si tratta di un fenomeno assolutamente colossale che è probabilmente impossibile da spiegare a livello di eventi terrestri. E salto la descrizione dell'isola di Hispaniola. E come le caratteristiche di Hispaniola corrispondono alle caratteristiche geografiche date da Platone. E qui c'è una ripetizione. Ora, questa è l'isola di Hispaniola, dove c'è Santo Domingo, c'è una pianura, a nord ci sono delle colline che potrebbero avere significato con la frase che è costruita in un luogo difeso dal vento da una catena di colline. E in questa immagine il blu scuro vicino a Hispaniola indica che l'elevamento del livello del mare di circa 100 metri che c'è stato rapidamente in questa rapida fine della glaciazione non ha cambiato la forma di Hispaniola. Al centro vedete quella che è una struttura estesa per 60.000 km al centro di tutti gli oceani, in cui si ha emergenza di magma, ci sono attività vulcaniche, e se la Terra è sottoposta ad una deformazione è il luogo principale che viene soggetto ad aprirsi e a fare uscire del magma. E ricordate che la crosta terrestre ha uno spessore fra 50 e 80 km nei continenti, mentre è molto sottile
a livello di oceani con uno spessore medio di 3-4 km. Ecco, qui un'altra piccola cosa che voglio dire. Durante l'epoca glaciale, la corrente del Golfo, come è stato scoperto una ventina di anni fa e come io ho saputo dal professore, dal geologo cecoslovacco Kukal, il quale scrisse un libro per dire che le teorie su Atlantide, sulle evidenze atlantiche erano sbagliate, e la corrente del Golfo faceva un giro e quindi seguendo la corrente del Golfo si aveva un collegamento facile fra America ed Europa. Poi con la fine della glaciazione questo anello, questa ellisse si è aperta e nella regione che si avvicina ai Caraibi abbiamo il mare dei Sargassi, che può essere difficile da attraversare per navi di tipo primitivo e che spiegherebbe l'affermazione che nella zona dove si trovava Atlantide il mare era pieno di fango e così via. Bene, che cosa può spiegare la fine di una glaciazione? Innanzitutto l'attivazione di una glaciazione può essere spiegata da un impatto su un continente. È una teoria che io sono stato il primo insieme a Euler a introdurre, come è stato riconosciuto in un libro pubblicato recentemente dalla Cambridge University Press. Mentre la fine di una glaciazione può essere spiegata o da un impatto sull'oceano, ed io fui il primo pure a presentare questa teoria, nel primo lavoro che scrissi su questi temi e che mandai al premio Nobel Abdus Salam, che lo approvò, però può essere anche un evento più raro, ma non impossibile, cioè il passaggio di un oggetto grande vicino alla Terra, un pianeta, meglio ancora se di massa superiore alla Terra, perché allora per effetti di marea gravitazionale la Terra si deformerebbe, prenderebbe brevemente una forma un poco ovoide e la crosta oceanica si spezzerebbe. Gli effetti di un passaggio ravvicinato sarebbero probabilmente superiori a quelli di un impatto sull'oceano, perché l'impatto sull'oceano resta abbastanza localizzato all'oceano, mentre un oggetto che passa vicino alla Terra agisce su tutta la Terra. Vorrei dire che quando io iniziai a lavorare in questo campo non si conoscevano alcun cratere oceanico. Poi ne fu scoperto uno al largo di Terra Nova, datato però a circa 40 milioni di anni fa, e poi incredibilmente è stato scoperto un cratere fra il Madagascar e l'India, che si chiama Burkle, con un diametro sui 40 km e datato a soli 4400 avanti Cristo, che è una data che ha un significato ben preciso all'interno di quanto racconta l'altra Asis, ma non c'è il tempo di parlarne. Bene, ora ho notato che ci sono alcuni dati su oggetti diciamo mitologici. Brava. Che fanno pensare ad un passaggio avvicinato, non solo, ma anche un passaggio che abbia ceduto un satellite del corpo che si avvicinava alla Terra, che sarebbe diventato la Luna. Ad esempio i Cimu e gli Incas chiamano il loro, hanno un dio Pachamaca che è chiamato il padre della Luna. Vabbè, i Sumeri hanno un oggetto, almeno stando a Sitchin, comunque tutto da revisionare secondo le indicazioni sapienti di uno studioso che ha parlato stamattina, che sarebbe passato vicino alla Terra ogni 3600 anni. Bene, se un oggetto passa ogni 3600 anni e se la vita media è inferiore ai 4000 anni, è un po' difficile ricordarsi del passaggio di 3600 anni prima. Quindi questo è stato sempre un dubbio che ho avuto, finché non ho avuto l'idea di applicare anche a questo 3600 anni la divisione per 180 che caratterizza tutti i grandi numeri, molti grandi numeri asiatici, i quali per qualche motivo religioso, di tabù o non lo so, venivano moltiplicati per 180. Ad esempio anche le altezze dei giganti, 2000 cubiti sono 1000 metri, se dividete per 180 abbiamo circa 5 metri, 5 metri e mezzo, e forse voi saprete che in Sardegna, come fu comunicato l'anno scorso, sono stati scavati un centinaio di scheletri nella regione della Sardegna centro
occidentale con altezze fra 3 metri e 5 metri. E ci sono anche scheletri più grandi che sono stati trovati. L'oggetto potrebbe essere a questo punto anche il Metis, anche se nella mitologia greca, per quanto ne so io, perché non mi sono letto né Gino né Apollo d'Oro né eccetera eccetera, e soltanto ieri leggevo i miti greci di Graves, avevo trovato qualche cosa di interessante. Può darsi che ci sia anche, può darsi anche la Shakti, che è la massima divinità indiana, possa entrare in questo campo. Ora, l'oggetto, passando vicino alla Terra, si è avuto una massa sufficientemente caspita, l'ha deformata, è uscito il magma ha fatto evaporare l'acqua, ci sono avute grandi piogge che hanno sciolto i ghiacci, ci sono avuti anche vapori e aumento della temperatura, e una conseguenza dell'aumento della temperatura si è stato molto forte e che ha ucciso gli uomini e grandi animali che non si trovavano sulla cima delle montagne, che non si trovavano in posti abbastanza freschi. E in particolare questo spiega la scomparsa dei grandi animali dell'America che stavano piuttosto nella pianura del Mississippi abbastanza bassa, mentre l'Africa sono sopravvissuti perché l'Africa centrale, un altopiano su 2000 metri che sale a 4000 metri verso l'Etiopia, e gli elefanti, lo sappiamo da un ritrovamento di Bonatti su Kilimangiaro, possono arrampicarsi anche su Kilimangiaro, sul cratere di Kilimangiaro. Quindi c'è stata un'enorme moria degli uomini, questo spiega il bottleneck che è stato verificato per quell'epoca, e sono sopravvissuti gli umani su catene di montagne come il Caucaso, la Nuova Guinea, l'Etiopia, eccetera, eccetera, hanno avuto la tendenza a rimanere nelle loro luoghi, nelle loro valli, e questo spiegherebbe che in queste zone si ha la massima varietà linguistica e genetica. Poi cacciavano via qualcuno se ne andava e tutto il resto è stato popolato. Bene, ci sono, questi sono alcuni dei ricordi di un tempo senza la luna. Ci sono nella Bibbia con riferimento a Giobbe. Tenete conto che il libro di Giobbe è un libro nella Bibbia, ma non è stato composto da ebrei. Giobbe della terra di Uz, forse Uz è probabilmente un turco, un turanico. E la storia di Giobbe è molto più antica di Mosè, siamo attorno al 1900, e l'evento che affligge Giobbe, di un vento caldo che gli consuma gli schiavi e le pecore e il bestiame, mentre lui è in prigione in fondo a un pozzo, potrebbe essere l'effetto dell'aria calda dovuta all'esplosione di Tifone, che verso il 1950 provoca una serie di eruzioni vulcaniche e probabilmente termina la civiltà dell'Indo e forse anche la civiltà dell'antico regno egizio e così via. Tema di ricerca. Per gli Hindu la luna era nata da un mare che bolliva. Cosa vuol dire mare che bolliva? Voi siete su una montagna a 2500 metri sulla cima dei Capi, si vede l'oceano indiano, alla vostra altezza il calore non diventerà eccessivo. Voi vedete che nell'oceano ci sono emergenze di magma che fa evaporare l'acqua, quindi vedete vapore che esce dall'acqua, quando l'acqua bolle esce dal vapore, quindi in questo senso è apparsa bollire. Per questa tribù della Melanesia ci fu un periodo in cui l'aria si riempì di vapori e non si vedeva niente. Quando scomparvero trovarono che il livello del mare era salito e molta terra era scomparsa e nel cielo splendeva la luna. E poi ci sono quasi tutti gli studiosi greci e anche latini parlano di un tempo senza la luna. Ora, come può avvenire una cattura della luna? Se la luna passasse vicino alla terra non potrebbe mai essere catturata, perché sarebbe sottoposta alla forza gravitazionale della Terra e del Sole, e in un sistema a tre corpi la cattura è dimostrata impossibile. Però è possibile in un sistema a quattro corpi, quindi chiamiamolo Nibiru, Luna, Terra e Sole, può essere catturata.
Questo pare sia avvenuto perché Carone, che è un doppio di Plutone, sembra sia stato catturato da Plutone abbandonando Nettuno. Bene, abbiamo poi il simbolo turco. C'è un simbolo che è turco, anche se è stato adottato dagli islamici e appare in tutte le bandiere, quasi tutte le bandiere dei paesi islamici. È una mezza luna molto grande con dentro una piccola stella a cinque punte. Una stella a cinque punte in generale credo che sia Marte, che è il quinto oggetto dopo Luna, Sole, Mercurio, Venere. C'è Marte, a sei punte c'è Giove, che è la stella di Davide, quella che comanda, senso del potere. A quattro punte, molto rara, però c'è un petroglifo molto interessante con una stella a quattro punte. Bene, quindi è possibile a quattro corpi. Bene, noi dobbiamo però tenere conto che prima che fosse catturata la Luna doveva esistere un satellite, per una serie di motivi legati ad esempio alle strutture che si chiamano VARS, che sono delle strutture sedimentarie che si trovano lungo le coste dell'Australia e che si formano ad ogni passaggio della Luna per azione gravitazionale della Luna, e ce ne sono delle altre. Ora, la mia ipotesi, suggerita in realtà da Matteo Fagone, è che forse Marte era un satellite della Terra. Perché? Ha una composizione simile a quella della Terra, anche se non ha campo magnetico, ma questo si spiega in un modo molto interessante e molto clamoroso. Ha lo stesso periodo di rotazione, quasi 24 ore, lo stesso angolo sull'eclittica della Terra di circa 23 gradi, e sicuramente aveva acqua. E l'acqua ce l'aveva sino a tempi recenti e l'ha perduta in modo catastrofico, perché quest'acqua perduta in modo catastrofico ha scavato dei canyon di forma molto strana, con pareti molto ripide, molto nette, e devono essere legati a perdita di acqua catastrofica, quando con l'alta velocità l'acqua ha un potere erosivo estremamente forte. Il potere erosivo dell'acqua cresce con la sesta potenza della velocità, ed è la considerazione di questo fatto che ha portato i geologi ormai ad affermare che tutte le grotte che si trovano lungo le coste marine non sono dovute all'azione lenta delle onde, ma a tsunami, che uno tsunami in due minuti può scavare una grotta profonda 10 metri se ha velocità sufficiente. Ora, se c'era Marte, a che distanza stava dalla Terra? Domanda questa a cui ritenevo impossibile la risposta, finché ho avuto l'idea di rileggermi il De Vie Natali di Censorino e trovo questa frase: gli arcadi affermano che prima dell'esistenza della Luna l'anno avesse non 12 ma 3 mesi. Questo significa che c'era un satellite che faceva non 12 ma 3 cicli, e quindi si muoveva più lentamente, era più lontano, e con la legge di Keplero ricaviamo la distanza circa 1 milione di chilometri, ancora ben dentro la sfera di Hill, che è quella in cui la gravità terrestre domina su quella solare. E a quella distanza Marte sarebbe apparso un po' più piccolo e meno luminoso di quanto sia la Luna oggi. Quindi l'acquisizione della Luna è stato un bonus, portando luce, soprattutto perché all'inizio probabilmente la Luna era ancora più vicina. Beh, sappiamo che nel quarto millennio c'erano 13 mesi e non 12, la cosa è una scoperta recente della Valcamonica, ci sono circa 100 petroglifi in cui ogni mese è indicato con un pugnale e si ha la transizione fra 13 pugnali e 12 pugnali, con la seconda delle catastrofi che è il diluvio. Vorrei dire che qualche anno fa si pensava che la Luna si fosse formata insieme alla Terra, poi si è scoperto che la cosa è impossibile. Il motivo più forte è che le rocce lunari hanno una diversa composizione isotopica, quindi la Luna deve essersi formata o fuori dal sistema solare
o in regioni esotiche del sistema solare. E qui posso dire che c'è una teoria di Doron e Forgione che afferma che fra la fascia di Kuiper e la fascia di Oort, che contengono 10 alla 14 oggetti di dimensione superiore al chilometro, esisterebbe una fascia piena di pianeti anche di dimensioni superiori alla Terra, i quali ogni tanto possono avvicinarsi al Sole e finire in un'orbita ellittica. La teoria standard di oggi è che qualche miliardo di anni fa un oggetto grande come Marte abbia colpito la Terra tangenzialmente e il materiale polverizzato si sia poi condensato formando la Luna. Bene, quando sarebbe avvenuto l'impatto? Ci sono due indicazioni che danno il 6900. Una è di Tolman e della moglie nel libro di Sintflut Gabestock, in cui loro affermano di aver individuato 7 punti sulla Terra in cui nello stesso momento caddero 7 grossi oggetti. E d'altronde esiste in un testo tolteco che è stato citato da Ixtilocitl, se ben ricordo il nome che è un po' complicato, assomiglia al nome del secondo vulcano del Messico vicino al Popo, quello è Ixtilocitl e l'altro è simile, si dà il numero di giorni della nascita di Venere a partire dal punto zero dei Maya all'indietro nel tempo, e sono 850.000 giorni circa, e passando agli anni con qualche ipotesi si arriva al 6900 avanti Cristo, che è essenzialmente la data di Tolman. Questo 3114 è quello da cui, contando in avanti per tutto il lungo computo, si arriverebbe alla fine del mondo del 21 ottobre, del 21 dicembre 2012. Bene, se Nibiru, chiamiamolo Nibiru, non aveva un periodo di 3600 anni ma di 20 anni, allora dalla terza legge di Keplero possiamo calcolare la sua distanza massima di spostamento dal Sole, che lo porta a circa all'interno dell'orbita comunque di Saturno, fra l'orbita attuale di Giove e l'orbita di Saturno. Non ho ancora calcolato, non so se sia calcolabile con i pochi dati che ci sono, l'altro asse e quindi l'elliticità, diciamo l'eccentricità dell'orbita. Ora, se completava un giro in 20 anni e poi nel 6900 è finito, come vedremo, come proporremo, in un impatto su Giove da cui è scaturita una grande quantità di massa, fra cui la massa che ha formato Venere, come sosteneva Velikovsky e come sostenevano gli antichi, allora avrebbe attraversato l'orbita della Terra circa 120 volte e può darsi che sia passato anche altre volte più o meno abbastanza vicino alla Terra, in modo tale da essere ricordato come un evento non del tutto piacevole, e qui potremmo avere le 10 reincarnazioni di Shakti. Bene, l'ipotesi che facciamo è che Nibiru non esista più e quindi è inutile andarlo a cercare perché si è schiantato su Giove. Non avrei fatto questa affermazione se non fosse stata stimolata da due dati astronomici. Uno è la scoperta della sonda, credo Venus 5, la quale dopo essere passata vicino a Venere è andata a passare vicino a Giove e a Saturno e ha scoperto che il nucleo di Giove ha una massa che è la metà di quella di Saturno, il che non era atteso e il che non è possibile perché la massa di Giove è il doppio di Saturno. Deve essere successo qualcosa che ha diminuito la massa. La cosa più probabile è un impatto, oppure si possono pensare a fenomeni strani di evaporazioni di massa, eccetera, eccetera. Bene, in Cina c'è stato un astrofisico di nome Li, che è uno dei nomi più comuni in Cina, no, c'ho anche questo è il cognome, è il nome, che ha studiato
e ha concluso che l'oggetto impattante doveva avere massa 10 volte la massa della Terra. Quindi, come ipotesi di lavoro, possiamo assumere che Nibiru avesse una massa 10 volte la Terra e nel 6900 a.C. si è schiantato su Giove. Ora, la descrizione di questo schianto, d'altronde, ce l'abbiamo anche nel mito greco, dove Metis, che era una delle mogli di Giove, gravida di Atena, questo significa che non era del tutto sferica, era un pochino deformata, c'era già passata vicino, entra nel corpo di Giove che espelle Atena dalla testa. Bene, che cosa ci possiamo attendere da questo impatto? Molte cose. Innanzitutto una prima esplosione di materiale con velocità di fuga da Giove che va a spasso per il sistema solare, 7 pezzi impattano la Terra. Se Marte, precedente satellite della Terra prima della cattura della Luna, era ancora satellite della Terra, magari un pochino più lontano, cioè non era stato strappato via da Nibiru, Marte ha una superficie che è un quarto di quella della Terra e quindi anche lui sarà stato colpito presumibilmente da uno o due oggetti. E questi potrebbero avergli dato la spinta sufficiente per staccarlo dall'attrazione gravitazionale terrestre. Non solo, ma Marte aveva acqua, sotto questo impatto è probabile che abbia perso una grande quantità di acqua. Bene, se quello che noi chiamiamo Giove è il Tiamat dei Sumeri, che cosa ci dicono i Sumeri? Ci dicono che Marduk, che può essere un nome, una variante di Nibiru, perché gli dei tendono a cambiare nome se hanno un'associazione satellitare a secondo di varie caratteristiche variabili, entra in Marduk e lo apre come una conchiglia. Marduk perde buona parte del suo interiore e della massa che viene espulsa, poi si forma una striscia di perle luminose e queste sono probabilmente da individuare nella fascia degli asteroidi e poi fa arrivare acqua salata che si mescola con la pura acqua dell'Azu. E questo si spiega con oggetti che abbiano colpito Marte immettendo nello spazio acqua degli oceani di Marte, acqua salata presumibilmente, anche se noi non sappiamo perché è salata l'acqua della Terra. Non esiste sufficiente sodio per dare il valore attuale del sale, mentre dovrebbe esserci una quantità enorme di uranio. C'è una frazione dell'uranio atteso e c'è troppo sale. Queste sono considerazioni di un Nobel della chimica che sono state fatte e messe da parte perché anche queste implicano una rianalisi del passato della Terra. Quindi è arrivata acqua sull'Apsu. La mia idea è che l'Apsu, la parola sia ibrida, significhi acqua dolce, perché Ab è acqua in persiano, in Pahlavi, e Tzu, su, è dolce in sumero, da cui svastica, su vastu, non in sumero, scusate, in sanscrito svastica è su vastu, che vuol dire vastu, questo è buono, questo è dolce, quindi acqua dolce, acqua buona. Bene, è il più grande deposito di acqua dolce qualche migliaia di anni fa non era nei laghi dell'America, ma era nell'attuale deserto del Taklamakan nell'Opnova, cosa che è stata scoperta da non molto dal geomorfologo Erel August sulla base di foto satellitari, di analisi satellitare, e si era formato con lo scioglimento dei ghiacci dell'altopiano tibetano e delle montagne tutto attorno, che sono gli Altai, il Tian Shan, il Pamir e così via, quantità immense di ghiacci sciolti depositati in questo deserto che è diventato un mare di acqua dolce abissale, perché anche se aveva 1000 metri di profondità dalle montagne attorno lo si vedeva sotto 5000 metri, perché circondato da montagne alte 6000-7000 metri.
Quindi è probabile che questo mare di acqua dolce sia stato anche un luogo di sviluppo di civiltà prediluviane, in particolare delle civiltà sumere. Quando loro parlano delle città prediluviane si riferiscono non a città della Mesopotamia, ma a città in questa area. Quindi l'Apsu fu colpito da queste acque salate e perse e divenne un po' meno dolce. Non so se quanto tempo mi resti, comunque sono abbastanza vicino alla fine. Parte del materiale espulso da Giove andò in orbita, come quello dell'impatto dell'oggetto con la Terra che formò la Luna. All'inizio era molto caldo, quindi era luminoso, e visto dalla Terra erano praticamente dei puntini luminosi che si allontanavano e si avvicinavano, potevano essere interpretati proprio come i titani che attaccavano Giove. E dice Esiodo che dopo 10 anni la guerra finì, dopo 10 anni Giove si era allontanato e la temperatura era scesa. E la parte più grossa ha formato Atena, Venere, però qui mi fermo, però se voi siete interessati esiste un'analisi dello sviluppo ulteriore a livello di temperatura eccetera eccetera e orbitale di Venere, che è stata fatta dal fisico John Ackerman utilizzando soprattutto le informazioni nei testi vedici. Oh, l'ultima cosa che voglio dire è che se c'è stato un impatto frontale, allora questo ha portato a una riduzione della velocità di Giove. Inoltre il punto dell'impatto è quasi sicuramente, questa è l'idea di Ackerman, il punto dove c'è la macchia rossa, la quale copre un cratere profondissimo da cui esce ancora del materiale. Ackerman nega che la macchia rossa sia una tempesta, perché le tempeste per la forza di Coriolis si spostano lungo le latitudini. Quella, da quando è stata osservata 500 anni fa, è sempre ferma. E quindi sia per l'impatto sia per il gas emesso dal punto del cratere la velocità di Giove è rallentata, quindi Giove per la terza legge di Keplero deve essersi spostato su un'orbita più lontana. Quindi la mia ipotesi è che dove ci sono gli asteroidi c'era Giove prima. Gli asteroidi, che hanno una massa totale piccola e minore della massa della Luna, sono il resto di questo evento, e Giove si è portato all'attuale punto dove così è solo un punto del cielo, ma prima vicino era un dischetto ben visibile con il diametro di 3 primi, un decimo del diametro della Luna, e quando fu colpito dall'oggetto divenne probabilmente molto grande a causa dell'espansione per il calore che fu trasmesso all'atmosfera. Bene, mi fermo qui. Ecco questo. Questo è il simbolo e questo dovrebbe essere Marte.